dove non c'era spazio per le evasioni né regole rassicuranti da seguire, basato sulla trasmissione di un metodo fondato sull'approfondimento della conoscenza attraverso osservazioni, riflessioni, indagini, acquisizione continua di competenza, intuizioni e riconoscimento dei problemi. Una sintesi del suo insegnamento è quasi impossibile. Tuttavia si possono identificare quattro parole: unicità, complessità, profondità e unitarietà, dove unicità è da riferirsi alla particolarità di ogni luogo, ovvero alla non ripetitività di ogni situazione. Complessità attiene ai fattori, alle componenti che definiscono e determinano ogni singola situazione. Profondità è l'interpretazione delle stratificazioni della storia. Unitarietà è definita dalla compresenza e l'interdipendenza delle diverse componenti alle varie scale, che può essere tradotta nell'inscindibilità del binomio architettura-urbanistica che ha mirabilmente introdotto stamattina Vittorio Gregotti. Dunque, l'insegnamento partiva da un'affermazione sconvolgente per uno studente: nessuna certezza è data. Nella problematicità del dubbio risiede la ricerca per la definizione del progetto. Per Betti tutto era un'elaborazione continua, un ridiscutere maieutico per giungere a soluzioni possibili e confrontabili. Nulla sembrava che lo rendesse completamente soddisfatto di un risultato, ma era fermo e deciso nella consapevolezza delle sue convinzioni, forte nelle sue battaglie che spesso sono state minoritarie. Io non so se era un eretico o un interprete in qualche modo sottile e preveggente del suo tempo, e non so neanche se sia stato sconfitto, perché quando mi guardo intorno e vedo, come oggi vedevamo da Orsa Michele, tutte le nostre colline così belle, questo centro storico che sì, vabbè, è invaso da queste frotte di turisti, ma che ci è rimasto con tutta la sua consapevole intensità. Mi domando se questa è una sconfitta per un urbanista, se invece non è un'affermazione importante di una disciplina non sempre facile da applicare. Bene, in questa difficoltà di situazioni, in questo dubbio continuo, ma in questa anche fermezza nell'affrontare le cose, perché tale è stata, credo che sia l'essenza della sua lezione. Una lezione che è stata magnifica e che in fondo è ricerca, osserva, confronta, cerca di comprendere, di riflettere, individua quella che ritiene la soluzione più giusta in quel momento e per quel problema e porta avanti, senza badare a convenienze momentanee, a falsi conformismi, in perfetta, consapevole libertà di pensiero. Un insegnamento difficile che implica un coinvolgimento totale della personalità di ciascuno. Così ognuno dei suoi tanti allievi l'ha interpretata come ha potuto e come ha saputo. Ma tutti, ne sono certa, hanno tentato di perseguire con coerenza la via della complessità, consapevoli che, come lui stesso ha puntato sul retro di un foglio ciclostilato che ha la data 21 giugno 49 e cita Cartesio, l'uomo ragionevole non impone la sua disciplina solo agli altri, ma a sé e alla materia. Grazie. Conclusa la